Sicuramente avrete visto il nostro video relativo alla società sportiva Telefotomeccanica Triathlon e quindi sarete anche curiosi di sapere di che cosa si tratta effettivamente questo triathlon. Quindi oggi sono qui in compagnia del capitano della squadra, Claudio Bolletta, al quale chiedo come è nata questa società e anche da quanti anni opera. Allora è nata per sbaglio, in amicizia con 5 amici per una squadra noi del paese che è nata nel 2011, gennaio 2011, perciò è già la nona stagione che è in corso e ci stiamo divertendo tutti quanti, siamo abbastanza compatti con la squadra, con un buon gruppo, siamo partiti con 30 persone, adesso siamo 142 persone nel 2018 e continuiamo a crescere, speriamo che vada avanti il più possibile, che i giovani se la portano avanti questa bellissima società. E dici un po' come hai fatto a diventare capitano di questa squadra? No, allora, in poche parole diciamo che vado a tutte le gare, faccio il tifo, gareggio, ma anche porto sgrido a certi atleti per dire non devi fare questo, ma fare quest'altro, a dare inizio e da questo non ho nominato capitano, insomma, quindi in poche parole. Dopo i ragazzi mi chiamano qualsiasi cosa, capitano di qua, capitano di là e io adesso sono disponibile subito. E questo mi fa molto molto piacere. Bene, grazie. E insieme al capitano oggi abbiamo anche due atleti, Enrica Fontana e Gianluca Melazzi, ai quali chiedo, insomma, dai Gianluca, raccontaci un po' come si svolge una gara di triathlon. Allora, la gara parte con la prima frazione che è il nuoto. E può essere di varie misure, quindi 150 metri per la gara più facile. Poi c'è la frazione di bicicletta, che sono 20 km, e la frazione di corsa, che sono 5 km. Poi se si aumenta la difficoltà della gara, si passa a 1500 di nuoto, a 40 di bicicletta e 10 di corsa. Poi ci sono varie altre gare, varie distanze, e si arriva al top, che diciamo è, forse si può chiamare che l'ultima spiaggia dei triatleti o l'obiettivo che quasi tutti i triatleti hanno è l'Ironman, che è formato da 3800 metri di nuoto, 180 di bicicletta e una maratona, quindi 42 km e 195 di corsa. Diciamo partiamo con il nuoto e poi la gara come segue. Allora si parte da spiaggia o lido, che di solito viene fatto o al mare o al lago. Si parte di corsa, si entra in acqua tutti insieme, finito il nuoto si esce, si ha una zona cambio dove si hanno tutte le biciclette messe su una rastrelliera in base al numero, si va fuori di corsa, ognuno prende la sua bicicletta corrispondente al numero, esce con la bicicletta in mano, parte la bicicletta, quando arriva in bici riposiziona la bicicletta dove l'ha presa, al suo la zona numero, cambio, sì, esatto, la zona cambio nella sua, il suo numero corrispondente e parte di corsa. E poi si conclude? Si conclude con l'arrivo. E quindi diciamo che queste gare, nonostante la squadra, indica diciamo che comunque la competizione c'è. Sì, la competizione c'è sempre, c'è tra di noi i compagni di squadra, c'è ovviamente magari anche con gli altri. Con gli altri atleti della propria categoria d'appartenenza. Triathlon è uno sport che un po' forse si differenzia da altri perché c'è competizione ma c'è anche unione, tanti sono i consigli, anche degli approcci che si discutono prima della gara, dopo la gara, non soltanto tra di noi ma anche tra altri atleti, insomma, di altre squadre e è un'emozione che un po' unifica tutti quanti, quindi diciamo che a differenza magari di altre tipologie di sport, almeno noi riscontriamo che c'è una grande unione e una grande, anche perché si fa fatica tutti assieme, quindi è una cosa molto bella che consiglio a tutti di provare e di vivere.
le emozioni poi che si percepiscono, che si hanno sia nel prima della gara che nel dopo, sono emozioni uniche, sono emozioni che poi rafforzano il gruppo. Noi sì, siamo sì, insomma, 150, come diceva il capitano, uomini e donne, un po' meno donne, però è qualcosa che poi a livello di squadra si sente, e questa è una cosa per me fondamentale. Quindi ce l'hai un po' già detto, però diciamo, quindi consiglieresti un po' a tutti di provare questo sport? Io lo consiglierei perché lo vivo e quindi so cosa mi regala. Ovviamente è uno sport complicato, faticoso, nel senso che allenare tre discipline non è una cosa semplice, è impegnativo, ci sono anche mamme, quindi nel senso questo è un indice, insomma, che con la forza di volontà e il piacere anche dello stare assieme si riesce in qualche modo ad allenare e poi ovviamente dipende sempre uno da come intenzione di farlo. Noi siamo una città amatoriale in cui lo scopo principale è quello di divertirsi, di stare assieme. Ovviamente ognuno di noi cerca e ha piacere di ottenere le proprie performance e ottenere dei risultati, però è una cosa, insomma, che merita e quindi vale la pena provare almeno. Quindi ragazzi, adesso vi chiedo, avete qualche aneddoto magari prima della gara, dopo la gara, non so, qualcosa, che rito scaramantico che fate? Ma no, io personalmente il capitano, io non ho nessuna performance, l'unica performance è finire la gara per vedere ambire tutti assieme e divertirsi e seguire e scherzare. Anche con atleti di altre squadre? Certamente, noi con tutti, siamo tutti amici dopo la gara, perché dentro la gara siamo tutti quanti in competizione. Però per la azione categoria, per non arrivare ultimi, e questo certo. Però, insomma, fa parte del gioco del tempo. L'ultima cosa che voglio dire è ringraziare tanto i nostri sponsor, preferibilmente il nostro sponsor Fotomeccanica e GAM Elettroimpianti di Vado Bianco. Grazie mille e chissà che ci duri ancora 20-30 anni dopo gli altri ragazzi non arrivano alla strada. Grazie ragazzi intanto e niente, noi ci vediamo al prossimo servizio.